13° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano, siamo alla fine della terza giornata in compagnia di Rosa Criscuolo che viene da Napoli, come potete vedere iscritta, quindi si interessa alle cose radicali da un po' di tempo e quando verrà il momento anche lei voterà. Rosa, tu interverrai intanto? Non ho previsto il mio intervento poiché interverrà Luigi Mazzotta. Io sono prima iscritta all'Associazione Radicale per la Grande Napoli e poi ho sentito la fede radicale e per cui dopo vari mesi ho deciso di iscrivermi a Radicali Italiani perché credo che sia una realtà che deve continuare e rinnovarsi soprattutto. Queste sono belle parole, anche perché gli apporti che vengono dall'esterno, anche politicamente, da altre esperienze politiche, sono importanti e sono anche la prova che ancora si riesce, il mondo radicale riesce a essere attrattivo in qualche modo. E, Rosa, tu in qualche modo sei molto attiva, anzi ti leggiamo spesso a Napoli, abbiamo fatto altre interviste, diciamo, se si può dire, cosentiniana. E ti batti soprattutto per il fatto che la carcerazione preventiva e così via, tematica radicale, insomma, contro la possibilità di perdere la libertà senza una pronuncia di un giudice. Chiaro. La questione cosentiniana, vabbè, si è evoluta nel tempo, diciamo, perché lunedì... Gli aggiornamenti. Sì, lunedì apriamo la torta a Napoli perché a Cosentino festeggia i suoi 12 mesi di carcerazione preventiva senza una sentenza. Cosentiniana ex cosentiniana, perché proprio la decisione di iscrivermi a Radicali Italiani ha fatto sì che io abbracciassi completamente la lotta radicale per la carcerazione preventiva. Cioè contro la... contro la carcerazione preventiva, essendo anche un legale, diciamo, più o meno ogni tanto lo potremmo anche dire, per cui ecco perché, purtroppo perché parlare di Cosentino oggi in chiave politica non ho voluto, perché tu sai che sul territorio stanno pullulando questi partiti, questi movimenti territoriali, perché in ogni appuntamento elettorale il vero elettore non è il voto di protesta, a mio parere, ma è il non voto. Gli italiani non votano più, raggiungiamo quasi la metà, la percentuale italiana degli aventi diritti al voto. Per cui il movimento territoriale io penso che possa recuperare questo diritto, sai, io a volte mi capita di andare nei posti e dico: tu per chi voti? Faccio questa specie di statistica, dico: no, io non voto, io mi scoccio. Ho detto: guarda, mi dispiace che tu non usi questo diritto dovere contemplato dall'articolo 48 della Costituzione, che c'è gente che si è ammazzata, sai, per votare. Quindi il fatto di dare di nuovo un senso alla politica sul territorio attraverso questo recupero della dignità dell'ars politica, attraverso questo recupero anche dei giovani. Ecco perché invece in ambito nazionale, dove io guardo molto più ai radicali, perché io mi auguro che i radicali ritornino in Parlamento, perché io non mi sento rappresentata in Parlamento e spero che persone come Mario Saderini possano andare a parlare per noi italiani in Parlamento, possano dare fiducia, rinnovamento e quindi tracciare una nuova strada per noi italiani. Quindi insomma, questo augurio per Mario, vedremo un po' anche qui gli equilibri come si muoveranno. Mario Saderini, ricordiamo che è stato segretario dell'associazione qui appunto Radicali Italiani fino all'anno scorso praticamente. E quindi insomma, che altro dire, buon lavoro e la questione, poi diciamo anche qualcosa dell'associazione per la Grande Napoli. Abbiamo parlato con Martucci, con Emilio Martucci, abbiamo fatto un'intervista. E tu in questa associazione un po' che ruolo hai, che attività svolgi? Allora, io sono la vedova inconsolabile di Luigi Mazzotta. Io vado con lui fuori le carceri, ho abbracciato la lotta non violenta per le carceri e non credo che l'abbandonerò più, perché è una lotta sentita dal territorio, è una lotta di cui la Campania ha bisogno, perché dobbiamo combattere, dobbiamo curare quello che è un grave cancro, che è la criminalità. Noi non dobbiamo lavorare per la legalità, ma dobbiamo lottare contro la criminalità, però senza criminalizzare la Campania. Per cui, senza fare una critica ad alcuni movimenti, diciamo, abbastanza denigratori della Campania,
E neanche, non mi piacciono neanche insomma quei movimenti populisti che vogliono in qualche modo dire com'è bella Napoli, la tazza del loro caffè, sono cose veramente che io... Sì, sì, un po' come sta facendo Salvini con la Lega, no? Per riacquisire voti, il suo populismo mi sta veramente ammazzando. Sì, io secondo Salvini mi sembra che sia anche qualcosa di un po' più grave del populismo, perché insomma già il populismo va a una... perché il populismo già è quasi una categoria politica, se vogliamo, insomma, lì veramente stiamo su razzismo proprio. E come ci dicevamo, è purtroppo un serbatoio a cui in qualche modo cercano di attingere più leader oggi, magari chi in modo più velato, chi meno, però sono più di uno. Probabilmente pescano in un sentimento che viene strumentalizzato facilmente in un momento di crisi anche dalla cittadinanza. No, questo ingenerare le speranze nei confronti dei malinconici del centrodestra, che Salvini possa riesumare un centrodestra, ma soprattutto in Campania per esempio, no? Dove gli imprenditori del nord ci hanno fatto diciamo i loro dannucci con i rifiuti eccetera, mi sembra veramente pretenzioso da parte della politica. La Lega in Campania è veramente uno stimolo, cioè veramente. No vabbè, io sto preparando il giuramento nel fiume Sarno. Va bene, a questo punto in bocca al lupo a Rosa per tutte le battaglie, in bocca al lupo all'Associazione per la Grande Napoli. Dico l'ultima cosa, io mi iscriverò a Liberi TV questa sera, iscrivetevi a Liberi TV. Grazie Rosa Criscuolo.